Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ci troviamo sul lago di Lecco e soprattutto ci troviamo in compagnia del Fimi X8 per fare una prova filtri ND appunto su questo Fimi X8. Sono dei filtri abbastanza economici, si trovano su Banggood, vi lascio il link in descrizione nel caso vogliate acquistarli. Io ne ho acquistati due, ND8 e ND16, che sono i filtri che normalmente uso di più. Sono molto economici, costano circa 9 euro l'uno, quindi non è una gran spesa. Li potete prendere singolarmente, quindi potete prendere anche un ND4 se vi interessa, un ND32, cioè avete da ND4 a ND32 e potete acquistare singolarmente, appunto come vi stavo dicendo, acquistare solo quelli che preferite o quelli che ritenete migliori per il vostro utilizzo. La confezione è questa scatoletta, e all'interno trovate questa confezione. Adesso ve la faccio vedere meglio. Questa confezione che si apre da sopra e all'interno c'è il filtro. L'unica cosa negativa è che i filtri vanno su a pressione, quindi dietro al filtro c'è una spugnetta. Questa spugnetta è quella che va a stringere diciamo sulla camera del Fimi X8. Però il Fimi X8 c'è la camera che sporge veramente poco, come sapete, perché chi ce l'ha lo sa, quindi le due parti che si sovrappongono veramente di poco, e in più questa spugnetta secondo me stringe poco, avrebbero dovuto farla un pochino più spessa per farlo stringere di più. Stanno su ragazzi, perché io non li ho persi, però essendo una cosa che va su a pressione in così poco spazio, io avrei fatto una spugnetta che andava a stringere un pochino di più. Ci troviamo appunto, come vi dicevo prima, sul lago di Lecco. È una giornata bellissima, pieno di sole, quindi veramente l'ideale per provare a usare questi filtri. Sole, acqua, barche bianche, quindi vediamo com'è l'effetto di tutti questi riflessi, di questo sole forte che c'è sul lago. Secondo me è l'ideale per provare questi filtri. Quindi ragazzi, adesso senza perdere altro tempo decolliamo con questo Fimi X8 e con questi filtri ND. Ok ragazzi, questo test con i filtri ND è finito. Lasciatemi nei commenti cosa ne pensate voi di questi filtri, quale avete visto meglio, se l'ND8 o l'ND16. In questa situazione, vi ripeto, sole pieno, acqua, riflessi, barche bianche, quindi quale avete visto meglio, o se addirittura preferite il Fimi X8 senza filtri, perché comunque avete visto che c'era anche la ripresa senza filtri. Ovviamente era tutto su auto, quindi tutte le, diciamo, le impostazioni uguali per tutte e tre le situazioni, neutro, cioè senza filtri, ND8 e ND16. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa prova di questi filtri ND per Fimi X8, molto economici, di cui vi lascio il link in descrizione di Banggood se vi volete acquistare, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi su questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test. Ciao!